Oggi è giorno numero 3, bilancio di previsione 2011, ricognizione degli equilibri finanziari, stato di attuazione dei programmi e contestualmente faremo anche quantomeno illustriamo il punto numero 4, anche approvazione e variazione del bilancio di previsione 2011. Chiedo alla responsabile finanziaria di venire a... Allora, l'articolo 193 del testo unico degli enti locali prevede che il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno provveda alla ricognizione degli equilibri di bilancio e a controllare lo stato di attuazione dei programmi. Per quanto riguarda le poste di bilancio, possiamo dire che il titolo primo, le entrate tributarie, imposte e tasse, l'andamento di discussione è in linea con le previsioni di bilancio. Per quanto riguarda il titolo secondo, contributi, trasferimenti dallo Stato e da altri enti, premettiamo che gli equilibri di bilancio vengono verificati prima di procedere alle variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per effetto dell'applicazione delle norme sul federalismo fiscale, che sono variazioni sostanziali. Infatti il Comune di Ossimo ha avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di 18.680, è una riduzione che segue l'andamento negativo del momento congiunturale sfavorevole che vede gli enti locali subire le deputazioni finanziarie. A noi è toccato 18.680. Le entrate extratributarie sono sostanzialmente in linea con le previsioni di bilancio. L'unica voce critica di queste sono i 40.000 euro che abbiamo previsto a bilancio per le escavazioni dalla cava di calcare. Ne sono stati effettivamente riscossi 10.500 e ne restano 29.500 di dubbia riscossione, ovviamente non entreranno più. Il titolo quarto sono le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti. L'alienazione delle aree risente del fatto che a giugno è stato ridotto lo stanziamento di 200.000 euro. Restano comunque 91.500 euro iscritti a bilancio. Se non verranno introitati i fondi relativi, non potranno essere realizzate le opere finanziate parzialmente con questi fondi. Vale a dire la ristrutturazione della Valle di Sellerino per 123.000 euro e rimane il plan di Onda per circa 38.000 euro. In sostanza sono 61.000 euro. Per quanto riguarda i contributi regionali, vale lo stesso criterio. Se non si reperisce il finanziamento, non si realizza l'opera. Quindi, al fine degli equilibri di bilancio, non è importante se su 1.287.000 euro iscritti a bilancio solo 133.000 sono certi, vale a dire quelli della Valle dell'Inferno, da cui stiamo già realizzando. Il dato più critico del titolo quarto è rappresentato dalla voce dei proventi delle concessioni edilizie, che allo stato attuale è fortemente deficitario, perché i proventi a bilancio attualmente sono 285.000. Quelli effettivamente riscossi fino al 15 di settembre sono 12.636 e di questi 285.000 euro, 141.000 sono destinati al finanziamento delle spese correnti. E l'amministrazione comunale su questo punto deve fortemente impegnarsi per provvedere al recupero delle quote di oneri a carico dei lottizzati del PLU Marconi. Sulla lottizzazione il Comune ha realizzato un'opera pubblica, strada di penetrazione, parcheggio e illuminazione pubblica, per la cui realizzazione è stato contratto un mutuo di 439.800 euro, con una rata annuale di 33.000 euro, di cui 16.270 sono di interessi che vanno a gravare sulle spese correnti, e questo per 20 anni. L'attività edilizia al momento è ferma e quindi non rimane altra strada che quella del recupero della spesa effettuata a carico dei lottizzanti. Senza questi fondi il bilancio comunale è fortemente compromesso e quindi in linea con quanto espresso dal revisore dei conti dottoressa Santomelli Silvia, che ha rilasciato il parere in data 19 settembre, si ribadisce e si sottolinea la necessità di procedere al recupero di questi oneri di urbanizzazione. È necessario altresì provvedere anche al recupero dell'evasione ICI per quanto riguarda le aree praticabili per portare qualche soldino in più nel bilancio comunale. Passiamo alle spese correnti. Abbiamo iscritto a bilancio 1.190.000 euro di spese correnti. Purtroppo sono quasi tutte spese consolidate, che non potranno quindi diminuire. Di queste, 1.190.000, circa 315.000 sono relative a spese di personale, retribuzione, oneri riflessi, indennità amministratori, spese per la convenzione di segreteria e per il tecnico di convenzione. E capite bene che non si possono
150.000 per interessi passivi sui mutui. A tal proposito, si fa rilevare che la spesa per il borso mutui degli anni 2010-2011 è lievitata da 97.000 anni, e questo dato incide pesantemente sulla parte corrente del bilancio, tenuto conto della riduzione dei trasferimenti erariali, del fatto che sono rimaste invariate le entrate tributarie, perché il blocco è imposto dalla normativa vigente, e anche della grande diminuzione del contributo concessioni edilizie. Nel 2008 sono stati incassati 196.000 euro, nel 2009 94.000 e nel 2010 37.000, 2011 fino adesso 12.000. Poi abbiamo circa 300.000 euro per manutenzione di edifici pubblici, di automezzi, di strade, di acquedotti, di fognature e di impianti sportivi. 130.000 li spendiamo per lo smaltimento dei rifiuti, 35.000 per l'illuminazione pubblica, 70.000 per l'assistenza anziani, disabili e minori, 86.000 per diritto allo studio. Poi ci sono tasse, tributi, assicurazioni, spese legali. In sostanza restano circa 100.000 euro nella libera disponibilità dell'amministrazione per contributi, trasferimenti, eccetera, eccetera. Sono state abbondanti di 100.000. Quindi non si può dire che questo comune sia uno sprecone, anzi. Però alla luce di tutte queste considerazioni bisogna proseguire con l'impegno di contenere la spesa e recuperare gli oneri di organizzazione. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2010 di 75.000 euro, lo stesso è già stato applicato al bilancio per 48.730, ne restano disponibili 26.735, di cui però 13.200 sono stati vincolati, quindi ne restano altri 13.000 e poco. È presumibile che l'esercizio si chiuda con un avanzo di amministrazione molto risicato, quasi nullo. In sostanza, questo impedirà il finanziamento di qualsiasi opera in conto capitale. Per concludere, il revisore dei conti con noto del 19 settembre, avendo preso visione dei prospetti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio predisposti dall'ufficio di ragioneria, ritiene che l'andamento della gestione non renda necessaria per ora l'adozione di provvedimenti di riequilibrio. È la nota principale, recuperare le oggi amministrazioni. Per quanto invece riguarda lo stato di attuazione delle opere pubbliche previste a bilancio, lascio la parola agli amministratori. Una semplice lettura del piano delle opere pubbliche che comunque abbiamo ereditato, non è un utopio nostro di sicuro. No, dopo le... Allora, parcheggio pubblico Ogni Santi, per ora è stato, come è stato in operazione, è stato sospeso, nel senso che ovviamente manca il contributo per poterlo realizzare. Come sospeso è stata anche la sistemazione delle strade del centro storico di Ossimo Superiore, perché sostanzialmente non vi sono le risorse per poterlo realizzare. Sistemazione Marco Sellerino, stiamo aspettando il contributo da parte della comunità montana, anche se ci è stato detto che in graduatoria siamo stati messi all'ultimo posto. Proprio. E idem per la sistemazione delle Marche Plagne, Onder e Mignone. Sistemazione della Valle dell'Inferno, abbiamo iniziato i lavori, li abbiamo appaltati e li abbiamo iniziati. A breve termineranno. Già sistemato il muro della... Quantomeno abbiamo anche richiesto un intervento che fuoriusciva dalla competenza del lavoro, in accordo con il dirigente della comunità montana, che era la sistemazione della scarpata prima della Valle di Fei e anche la sistemazione di una barriera protettiva in una curva al ponte prima della Castagna Grida, tanto per intenderci, perché purtroppo questa barriera era caduta sempre per eventi atmosferici. Regimazione idraulica del Bazzello del Pozzuolo è un promemoria, come l'attraversamento dell'Alto Torrente Valle dell'Inferno in località Molina Bat. Anche se lì, in fondo a questa strada, forse qualcosa riesce a realizzare il consorzio forestale con l'intervento sulla strada della Tela, per cui abbiamo accesso ad un contributo e una compartecipazione minima da parte dei comuni, sia di Ossimo che di Lozio, con un accordo di programma
Poi opere di legittimazione idraulica da zero discipline e promemoria, con partecipazione della manutenzione stradale Ossimo Lozio, 25.000 euro di asfaltature sono già stati eseguiti, nuova strada di penetrazione all'interno del Pirineo Marconi, 123.000 euro, è in fase di studio, anche perché qui la questione è anche complessa nel dover gestire tutte le opere dei lavori fatti negli scorsi anni. Pannelli fotovoltaici da realizzare su edifici pubblici, anche qua in fase di studio piuttosto avanzato, perché abbiamo ripreso quello che era la pratica ereditata e stiamo cercando di arrivare a fare questo bando di gara per poter vedere se qualche ditta ritiene appetibile l'intervento. E anzi, due interventi previsti, uno in piazzale Marconi e uno sopra la palestra, che nelle nostre intenzioni dovrebbe totalmente autofinanziarsi. Costruzione un nuovo sistema idrico di presidio di incendio e potenziamento del prodotto rurale PAT Cerreto, è in attesa di finanziamento. Ampliamento impianto di illuminazione pubblica, abbiamo eseguito qualcosa, asfaltature comunali, lavori eseguiti, lavorazione e manutenzione strade silvopastorali, sono in corso di esecuzione, non è nient'altro che l'operaio o gli operai del consorzio che durante il periodo di necessità noi richiediamo per sopperire la mancanza effettivamente di stradini o di operatori ecologici. Spese di frazionamento con altri corti per lavori pubblici vani sono in corso di utilizzo, sono 5.000, completamente opere di sistemazione di impianti sportivi 22.000, sono praticamente quei lavori che dovevano andare a completare la realizzazione dei due impianti sportivi, per cui non si poteva chiudere la partita senza queste risorse. Eliminazione di barriere architettoniche, sono spese parzialmente impegnate, acquisto macchina operatrice in corso di utilizzo e acquisto sparci sale in corso di utilizzo. Stiamo già pensando anche all'inverno, perché comunque quando arriverà il freddo poi ci si ricorda che ci sono tutte queste cose da sistemare, e questo sostanzialmente è il nostro piano per le opere pubbliche alla data del 15 settembre 2011. Se vi sono domande da fare, o delle integrazioni a il bilancio non ce l'avevo, come si sa, ho avuto per un anno poi
è stata ritirata la delega. Scrivevamo, non so, quelle risorse che c'erano, e anche prima di iniziare a PL, di finire PL 1 con gli affari utilizzati, se qui non si danno i soldi, allora non si fa. Però se ti prospettano che avrebbero, avevano firmato sia quelli della parte di sotto, dove si sta facendo il lavoro per fare la strada, se si fa la strada, si poteva già pensare a lavorare, mentre si faceva la strada, farla meglio, ovvero la moto, oppure di andare su, per far sì che potessero iniziare il lavoro e che sarebbe in ritardo anche qualcosa per il comune, come non è per il comune, anche per l'altro. E adesso cosa abbiamo? È una muraglia di 5 metri che sono pure incavolato, perché si costruisce sotto, insomma, i primi due piani che è occupato, poi la distanza tra le case farfalle e il muro non è che possono costruire, adesso la strada che si fa di andare giù. Sarà un po' inclusivo di quelli. Quindi mi prendo la mia parte di responsabilità, però è stato proprio uno di quelli che io mi sono anche un po', insomma, anche diciamo uscito da mi incresce perché la sistemazione del centro storico di Rosso Superiore, almeno delle due strade iniziali, che sono veramente pietore, parlo della via che è su qua, e gli appunti, se si potesse vedere in modo di iniziare almeno qualcosa, perché l'ingresso del paese, diciamo, cioè, lo richiede, insomma. Non so, forse allenare qualche area che con me ne abbiamo tante, senza toccare il cervello. Però ecco, diciamo di poter decidere lì, vedere se c'è qualche area da allenare, nel senso che noi siamo anche un paese dedicato al turismo, come voi giustamente, ho sempre fatto presente anch'io ai miei. Quindi dobbiamo dare anche un aspetto, diciamo, gradevole a chi viene, prima per noi, poi anche a chi viene, perché prima, diciamo, con la crisi, tanta gente, cioè, c'è nella via anche il prossimo, c'è più per noi una risorsa, giustamente. E quindi vediamo se vedete voi, come se si può, va bene che vediamo, in questo momento, lasciare perdere il parcheggio, anche qua si deve pagare qualche, non so, giustamente o ingiustamente, gli ingegneri che avevano fatto già degli anticipi, quando io ero contrario, perché prima si fanno le opere e poi si comincia a dare i soldi man mano che le opere pubbliche vanno avanti a stanzi. Poi va bene delle marche, quelle vedremo come dite voi. Poi quella, quando sono d'accordo, ne avevo parlato anche con il sindaco, che l'inverno non viene, purtroppo tutti vogliono avere le strade pulite anche quando vanno a lavorare, quindi se comincia le due tutti dovrebbero fare quattro, se non la via le strade, quindi l'acquisto mi sembra molto azzeccato, quello dello spazio. Non so se l'avete fatto, si poteva fare con la protezione civile qualcosa che non si poteva fare, che okay? Invece la macchina operatrice l'acquisto cos'è? La macchina la è una vecchia ratta che abbiamo ereditato dall'amministrazione, che è il pagamento dello scavatore. Ah, lo scavatore, sì, va bene, ma lo scavatore sì, quello serviva a quello che era la che prendeva tutti i voti. Perché quando c'era da fare la simulazione, era così, bisognava sempre pagare una ditta apposta, credo che quello è una cosa. Poi gli impianti sportivi non sapete niente. Queste sono delle riserve che ha fatto la ditta, dove abbiamo concordato l'anno doppio e insomma, abbiamo aggiunto questa cifra qua, c'erano effettivamente dei lavori che erano stati fatti in aggiunta e l'ha gestita abbastanza bene questa qua, devo dire, gestista dei lavori, mettendo un po' a fare il muro di presa e hanno accettato di chiudere con questa cifra qua, assorbendosi anche dei lavoretti che aveva fatto il lavoro comunque. Quartiere, ma come riesce a sarà un bagno di sangue, perché
adesso noi abbiamo già programmato un incontro che se ci sarà mi farà piacere il 15 ottobre con i sottotitanti, chi ha già costruito e chi ancora deve costruire, perché le problematiche sono più di una. La convenzione non è stata firmata da tutti, qualcuno ha firmato e ha costruito, qualcuno ha firmato e non ha costruito, qualcuno non ha ancora firmato. Quindi ci sono aree libere, ci sono aree già costruite, aree in cui i fabbricati sono finiti da anni. Ora, questi soldi che sono stati spesi, che sono opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere recuperati a carico dei lottizzanti, ma come? Cioè, il problema sarà complicato, insomma. E quindi, io ricordo che il consigliere Maggiori, che purtroppo oggi non c'è, forse nel primo o secondo consiglio comunale, dice anche lui dovete andare a farmi dare i soldi da tutti qua. Sono andati a vedere la pratica e scopriamo che erano state inviate 3 lettere per chiedere il contributo della quota dovuta agli unici 3 che non erano residenti a Ossimo prima delle elezioni. Allora questo si innesta un po' con un discorso generale anche sul bilancio, che non volevamo neanche intervenire su questo, io personalmente non volevo intervenire, però sai, a volte il fatto che non si dicano delle cose sembra che va bene tutto, invece non va bene niente, nel senso che ha visto un bilancio nel quale ci sono 220.000 euro previsti di oneri di urbanizzazione e ne sono entrati 12.000. Quando si fa i bilanci sì. Sono sempre ho capito, però adesso noi abbiamo 200 che passa 1.000 euro di oneri di urbanizzazione che dubito fortemente che ottobre, novembre, dicembre entrino, per cui ci troveremo poi con dei problemi. Ora in questi 5 mesi di lavoro che sta facendo in maniera veramente massacrante, si sta cercando di rosicchiare un po' da tutte le parti, quindi risparmiare una cosa, un posto forse ci alleggerirà qualche quintale o qualche chilo di rifiuti solidi, urbani, e forse pagheremo 100 euro di meno al prossimo, non lo so. Tante piccole cose per cercare di limitare al massimo la spesa e recuperare un po' di soldi. Dopo lo vedremo anche sui regolamenti, ci sono delle cose che ci hanno spinto un attimo a andare avanti anche sul discorso regolamenti per delle situazioni che insomma non portavano soldi al comune, ma invece qualcosa di più avrebbero dovuto dare. Si parlava delle aree fabbricabili, adesso stiamo facendo una ricognizione di tutte le aree fabbricabili e manderemo il conto ai proprietari per dire di lavorare. Insomma, dici c'è, quindi questa è un'altra cosa che tutti dobbiamo pagare e tutti dovranno pagare. L'acqua, anche sull'acqua abbiamo avuto degli scontri non positivi, c'erano delle situazioni in cui da anni non si leggevano contatori, delle situazioni in cui questi qua non li hanno mai letti, questi contatori, in tanti anni. Siamo negli ultimi 2 anni. No, dicono i nostri dipendenti che sono andati a fare le cure, abbiamo beccato dei condomini che nemmeno erano censiti. Vabbè, sono tutte piccole cose che però pian pianino è ingiusto lasciarle che continuino così e vanno sistemate. Chiaro che di fronte a queste piccole cose
un bilancio così esposto non lo risolveremo solo con le piccole cose, bisognerà risolverlo anche per qualcosa di più incisivo. Sulle opere pubbliche, anche te, anche come te, come tutti immagino, mi ha visto un sacco di opere in sospeso, qua siamo arrivati ultimi, non siamo arrivati mai. È un programma assolutamente deludente, per dirlo con un eufemismo. Non abbiamo abbandonato né il parcheggio né il centro storico, è solo che sono state messe a bilancio delle partite senza nessuna copertura. 400.000 euro per il centro storico di Orso Superiore, quando non c'era un euro di un bando, di un contributo, di niente, e abbiamo pagato 100.000 euro di progettazione su queste opere qua. Parte dalla regione e va bene, però anche quel bando là ha delle clausole, per cui se non partono i lavori, e allora il progettista in gran parte l'abbiamo pagato. Se non partono i lavori e la regione chiede indietro i soldi, non sarà una cosa troppo simpatica. Quindi è proprio, io personalmente vedo che si è gestito un'amministrazione che ci ha preceduto in maniera, secondo me, elettoralistica, perché si è andato avanti a dare una visione del comune che non era quella reale. Tu dici, in effetti qua diciamo che tutto andava bene, in un anno un milione e passa di opere appaltate, così dove siamo? Cioè, a Dubai, cioè, qua. E poi si scopre che adesso non abbiamo soldi per pagare l'arte, bisogna andare a tirare la giacca a qualcuno. Quindi il bilancio che andiamo oggi a approvare a livello di equilibrio e così, noi ci studiamo un anno e lo approveremo lo stesso, su quale però dovremo lavorare parecchio nei prossimi mesi per dare un'impronta diversa. Prima si cerca se ci sono i finanziamenti, poi si fanno i progetti, se c'è il sistema per fare le cose, e poi si fanno le opere. Non è che appalti, fai i progetti e poi non hai soldi per pagare. Il parcheggio ogni anno, il primo stralcio esecutivo fatto un mese dalle elezioni da 60.000 euro, per fortuna che l'abbiamo fermato, per fortuna, e l'avete fatto anche voi con quella lettera, se no avevamo 300.000 euro impegnati su una cosa senza avere la possibilità di farla. Roberto, per te è gravissimo. Non credo di qui Roberto, però non ci sono anche gli organi competenti che devono dire il momento. Allora, cioè, abbiamo anche le figure dei conti, abbiamo una ragione, e qui c'è la ragione che dice, signori miei, amici, non si può andare, non si può andare in casa. Cioè, veramente anziani, io sono uscito nell'ultimo anno, gli ultimi 15 mesi, però sembrava che tutto filasse liscio, no? Se sono gli uffici competenti, io mi fido anche degli uffici competenti, scusate. Mi fido anche dell'assessore competente che dice si va avanti perché sono ci sono. Comunque niente. Gli uffici parlano di noi, io ho parlato per 9 anni prima, era sindaco, quindi lo so benissimo. Bisogna anche ascoltare cosa gli uffici dicono, perché poi capito. Se l'ufficio giovanile mi dice guarda che non ci sono i soldi per fare questa spesa, io ascolto e non la faccio, o io non ascolto e impegno lo stesso il comune per farla, e poi chi verrà. Abbiamo delle aree per cui sono stati fatti i monari accordi per acquisirle, sono 2 o 3 anni che stanno aspettando i soldi. Cioè, fate anch'io per il... E sono 2 o 3 anni che stanno aspettando i soldi, e i soldi per pagare non ci sono, ma non ci sono.
sono, no, non è che c'è successo qualcosa adesso, non ci sono adesso, non c'erano per farli. Adesso tu dici cosa sento qua. A integrazione di quanto detto, vorrei dire delle cose, perché comunque tutti i giorni che noi passiamo qua dentro saltano fuori delle spese in cui gli uffici competenti dicevano di non fare, ma le spese venivano fatte, venivano promessi i soldi e bisogna trovarli, adesso i soldi per pagare forniture di materiali, ma non abbiamo neanche impegnati, addirittura ci troviamo di fronte a progetti realizzati dove non c'è una carta in comune, dove le associazioni hanno realizzato, parlo ad esempio del centro anziani di assumo inferiore, dove arrivano tutti i giorni spese, fatture da pagare e nessuno ne sa niente. Ma vi assicuro che sono cose vere. Sul centro storico di Ossimo Superiore è vero, è stato abbandonato, ma prima di pensare alla pavimentazione sopra io penserei a quello che c'è sotto. Non più tardi di un mese fa, l'assessore dei lavori pubblici lo può dire, in via Borno-Lozio si è fatta una voragine perché lì manca totalmente la fognatura, l'acquedotto perde e tutta la zona sopra, limitrofa a quella zona lì, è tutta da rifare, ma come prima di pavimentarla bisogna fare tutti i servizi tecnologici. E poi un'altra cosa per cui forse il Consiglio Comunale sarà chiamato a fare e che non è inserito nel piano delle opere pubbliche, la depurazione. L'Unione Europea adesso sanziona anche con il penale, nella figura del sindaco, tutti gli scarichi non depurati. Noi abbiamo due scarichi non depurati, per cui tra l'altro la vecchia amministrazione ha preso anche una multa che noi siamo andati a discutere in provincia cercando di far archiviare il provvedimento. Non so se ce la faremo o meno. Rischiamo 75.000 euro di multa per non aver presentato in tempo la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di scarico, per non averla presentata in tempo. Detto questo, in quel piano delle opere pubbliche non ci sono previste due opere, che una che è piuttosto importante, il convogliamento di tutta la fognatura del versante est del paese di Osso Inferiore a Maligno per risolvere definitivamente la questione di depurazione e il convogliamento dei grifoli al depuratore di Lo della parte ovest di Osso Superiore, magari con un progetto comprensoriale che potrebbe prevedere anche il convogliamento dei rifiuti di Borno, tutto nel depuratore Lo, perché comunque è sovradimensionato attualmente e dunque ha capacità ricettiva di poter prendere questi rifiuti e poter essere utilizzato al meglio, magari partecipando con le spese direttamente con Borno. Ecco, noi stiamo cercando di attivare tutte queste cose perché comunque la realtà che abbiamo preso è questa, e qui dentro queste due grosse opere di parecchie di centinaia di migliaia di euro non sono inserite lì dentro, e secondo me sono una delle prime priorità, perché vabbè, per farla breve, io rischio carcere per quelle due cose lì e sinceramente mi pare in prigione per il comune di Ossimo non mi pare, come nemmeno mettere a repentaglio tutte le i consiglieri. Nel 2006 avevamo ottenuto l'autorizzazione per questi due scarichi non depurati della provincia, con l'impegno nel quinquennio a realizzare la famosa stazione di pompaggio per pompare le acque dall'altra parte in Lo, oppure il nuovo depuratore, però sarebbe stato il terzo depuratore in un paese di 1500 persone. E senza lo scarico. In più avevamo lo scarico là del Vangel della FII che andava portato giù. È rimasto poi per due anni nel piano delle opere pubbliche e poi è stato tolto. Ora è scaduto l'autorizzazione, tra l'altro non è stata chiesta per tempo, che doveva essere chiesta un anno prima, è stata chiesta un mese prima. E quindi adesso ci troviamo con la provincia che non autorizzerà più questi scarichi,
non le autorizza più, e quindi questi scarichi sono abusivi, e questo progetto di cui parlava Silvio invece sarebbe un progetto di grande importanza, perché ci consentirebbe di prendere parte di bordo, mandarla giù e in questa maniera convogliamo anche il nostro scarico del Valzen e risolviamo il primo problema. Bordo non parteciperebbe ovviamente alle spese di gestione del depuratore, dell'opera, e questo sai, il depuratore funziona uguale con 1000 abitanti o con 2000, perché le pompe devono girare lo stesso e tutto il resto. Quindi avremo probabilmente un vantaggio nella gestione del depuratore, risolviamo quel problema lì. Per l'altra parte, bisogna costruire una stazione di pompaggio che comunque 300-400 mila euro ci costerebbe per fare due salti e così via, o un altro depuratore con nuove spese e tutto il resto. Se riuscissimo a fare questo progetto concessionale e prolungare la finitura fino a Malegno, poi da Malegno c'è il depuratore, fare il depuratore di Esine, sarebbe un grosso risultato, specialmente per i tempi che ci sono. Poi, ripeto, non abbandoniamo né il centro né i parchetti, perché su sì sono vanno che consente di avere dei contributi su questa roba qua, ci prendiamo dentro e lo si fa. Però al momento effettivamente credo che di danni non ci siamo mica tanto. Ma non per un anno, per due, per tre, per quattro, per cinque. Poi comunque posso dire anche una cosa su questo argomento qua, che è una situazione ambientalista. E tra l'altro voglio fare un ringraziamento al sindaco, è difficile, l'hanno aiutato in questi mesi a cercare di costruire tutte queste problematiche, a cercare di risolverle, alcuni si è riusciti, alcuni sono ancora in corso, un lavoro un po' arrivato, ma lo stanno facendo bene. Però ecco, sicuramente la situazione non è rosea, sia per il contesto generale che poi nello specifico, perché ci sono delle situazioni veramente assurde. E nello stesso tempo non possiamo pensare di, insomma, dobbiamo anche un attimo guardare al futuro, pensare un attimo a quello che possono essere i prossimi anni, e pur nelle difficoltà dobbiamo cercare di innanzitutto sì proseguire il ragionamento che si sta già facendo, di ottimizzare le risorse, utilizzare meglio, cercare di prevedere tutto quello che si può. E poi bisogna anche stare attenti, in certi casi ingegnarsi, che le possibilità ci sono, perché ad esempio anche su questo discorso della depurazione, qualche possibilità di collaborazione con altre realtà, di interagendo con altre situazioni. Di cogliere delle opportunità c'è sempre. È vero, neanche sicuramente nella regione nessun altro ha più soldi da sprecare, ma appunto perché non hanno soldi da sprecare non dobbiamo pensare che anche qualcuno a regalarci di coprire i nostri debiti, le nostre cazzate che sono state fatte negli anni. Uso un termine fuori, forse per la sede, ma certe cose vanno poi anche dette. Però è anche vero che le amministrazioni, laddove sono capaci di portare delle idee giuste, dei progetti, magari comprensoriali, delle proposte concrete, gli enti sono anche disponibili, quei pochi soldi che hanno, di investire, magari per idee un po' più, non dico ambiziose, ma comunque fare più qualcosa che di solito andare a tappare le falle. Sono disposti magari adesso a investire su proposte di un certo tipo. Quindi io dico anche per non sembrare che, insomma, è vero, adesso bisogna sembrare, chi vedrà, o chi sta sentendo, chi vedrà il filmato lì, sembrava una situazione abbastanza disastrosa, in un certo senso è, però dobbiamo anche cercare di guardare un po' oltre, sapere se ci impegniamo, ma dobbiamo impegnarci tutti, non solo quattro consigli comunali che saranno stati, ma tutto il paese, le possibilità si possono anche creare. Che poi non sia semplice, questo non ricordo tutti. Dobbiamo però cercare di avere un marco di prospettiva per il futuro, cercare di creare delle situazioni positive per questo paese, perché obiettivamente dobbiamo forse impegnarci un po' di più, che forse non è neanche un male, bisogna cogliere delle opportunità. Non possiamo sicuramente continuare ad arretrare, dobbiamo cercare di risolvere il problema e cercare poi di riprendere ad avanzare. Ci vuole del tempo, saranno piccoli passi, ma questo deve essere l'impegno, partendo da quello che abbiamo appena visto, che come diceva l'assessore Bassi, ci si tappa un po' il naso. Questo l'abbiamo già detto forse in un altro consiglio precedente, sempre parlando del bilancio, ma si porta avanti, i problemi si risolvono, e questo è il nostro sindaco, la sua specialità, risolvere i problemi, soprattutto quelli degli altri, e poi dobbiamo andare avanti. E quindi sicuramente dobbiamo cercare anche di trovare possibilità, che più faticoso adesso, ma non bisogna demordere, insomma, questo lo intendo dire.
che se non ci sono altri interventi favorevoli, sono separati, sono qui. Fai il 3, fatto. Bilancio di previsione 2011, ricognizione delle politiche finanziarie. Allora, favorevoli? 7. Astenuti? Io mi astengo solo per una cosa, perché non ero d'accordo prima, come era andato, non per altro, quindi sia vero. Chiederei l'immediata esecutività alla delibera. Favorevoli?